Hello and welcome to CeBIT. Benvenuti al CeBIT di Hannover, dove si sono incontrate 200.000 persone e 3.000 aziende per la gloria del mondo digitale. In mezzo a loro due leader mondiali, Shinzo Abe e Angela Merkel. La cancelliera tedesca ha incontrato il premier nipponico per favorire i legami tra i due paesi in tema di alta tecnologia e innovazione. Per Shinzo Abe l'occasione è stata promuovere l'idea della società giapponese 5.0. Questo concetto da Tokyo implica lo sfruttamento della potenza del digitale per generare stili più intelligenti ed efficienti di vita e di lavoro e per affrontare meglio le sfide di una popolazione che invecchia. Hitoshi Masuda si occupa del marketing estero del Giappone. Il Giappone è stato un paese manifatturiero, la produzione è molto importante, quindi collegare il mondo reale della produzione, il mondo virtuale della tecnologia dell'informazione, pensiamo sia la chiave di volta. Con le innovazioni dell'intelligenza artificiale, l'internet delle cose, i veicoli autonomi, i droni, la robotica in vetrina, questa visione di un mondo più intelligente sembra maggiormente credibile, mentre aumenta il tasso di digitalizzazione. L'innovazione non è più lineare come era stata negli anni precedenti. Adesso c'è lo sviluppo esponenziale con le evoluzioni tecniche che convergono insieme e sviluppano una forza dirompente in molti settori dell'economia. Il gioco è fatto, tutti gli aspetti della trasformazione digitale sono in mostra, in discussione al CeBIT. Seguiteli insieme a noi tutta la settimana su Euronews ed euronews.com. Wow, that's amazing.